Ragazzi, questo vabbè, sì, il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio siamo giunti alla fine del percorso 4 perché la professoressa Riley ci aveva contattato dopo aver combattuto Comor, voleva incontrarci, ci ha regalato delle Ultra Ball a vacco dei per Sciocopoli per l'appunto, ma noi non abbiamo ancora finito la nostra esplorazione qui del percorso 4, perché da queste parti, vabbè, c'è una relatrice che devo ancora affrontare, ecco questa esploratrice qui. Poi ci sta il deserto della creta sulla sinistra, dove abbiamo almeno 5 Pokémon nuovi da trovare. Il mio compagno di viaggio è il Pokémon consigliato dalla popolare guida. Un Darumaka. Sparo. No, un Cottonee. Dai, chiamiamo Pan. C'ha metà vita, ma dovremmo riuscire a cavarcela lo stesso. Non è che. Mosso di merda! Vai, Pan, lo so che la paralisi non ti fermerà. Neanche questo mega assorbimento ti fermerà, me lo sento io. Vai, su. Sì! No! Bastardo! Bastardo, anzi! Maledizione! Rifai, hai rasoio. Cotton spora pure, cotton spora. Cosa diminuisce? La velocità. Ma mi sa che non avrai avuto occasione, amica mia, per farti valere perché io ti ho devastata. Ok. Ho avuto la maiusulina. E la guida non ha spiegato. Non è spiegato come vincere. Ma sta parlando della guida di Pokémon bianco ufficiale. Quella che ho io al mio fianco in questo momento. Vabbè. Reattiva a proposito di ricerca strumenti, ecco, non sia mai. Questo vuole combattere, io lo leggo negli occhi, infatti. Anche nel mezzo dei lavori in corso un allenatore non rifiuta mai di lottare. Cosa vuol dire? Quindi ogni volta che arriva un allenatore voi capite, vi fermate, ma io non ci credo, ma non ci credo lontanamente a questa storia. Sono sicurissima che nel mondo dei Pokémon poi seriamente anche il lavoro le persone, quindi. Vigore di Roggenrola solito, intanto qui recupero tutta la vita, non tutta perché la vita di Roggenrola era quel che era. Parte subito con ridurmi la precisione, che fastidio! Ho sputtazzato sullo schermo del tablet, che schifo. Fatto. 93 punti di esperienza, grazie. Team riceve anche due punti di esperienza perché ho dato il codice di esperienza. Parlando allora, Timbur. Allora, Pan è ancora paralizzato da prima. Mi sono dimenticato di curarlo. Dopo questo scontro lo curo. Intanto vediamo se riesce a cavarsela. Pazienza. Sì! Che ansia sempre la pazienza. La odio pazienza. Anche se ho 10 livelli in più. Vorrei sprofondare sottoterra. Esagerato. Vai, apri la borsa e cura qui. Vabbè, ho dato una pozione sola a Pan perché comunque riesce a cavarsela anche senza vita piena. Al momento riusciamo a cavarcela tutti a vita, senza vita piena. Il mio forte sono i lavori, i cantieri e le lotte. Diretto lui, preciso, lui diretto. Vabbè, patatine di Anton che c'ha un Timbur. Vabbè, questi sono prevedibili, come sono prevedibili rispetto alle piante che trasformano la CO2 in ossigeno. Bevuta la 10 CO2, cioè invece che l'anidride carbonica, ma vabbè, è sempre quella. Allora, se io tiro un'azione mirato, dovrei riuscire a vincere.
Tra l'altro l'altro giorno ho letto sulla setta wikia di Pokémon che la precisione va letta in percentuale. Forse le lotte non sono il mio forte. Quindi se c'è scritto precisione 100 va letto come 100%. Quindi è 100% probabile che la mossa vada a segno. Ecco, si intende questo. Se invece c'è scritto 95 c'è 95% di probabilità, eccetera eccetera. I misteriosi estantichi nel deserto. Quasi romantico direi. Ok, di qua c'è l'ingresso al deserto della quiete. Eccoci qua, deserto della quiete. Qui ci sono già due Pokémon nuovi stanabili nella sabbia profonda, di sempre a dire Balt, ma guardate, i Pokémon che già ci sono, si intende. Stanno anche nella zona principale, leggo, del deserto. In ogni caso, qui ci stanno già due Pokémon nuovi che voglio prendere. Almeno uno che vedo che si può trovare solo qui. Qui c'è un papà col bimbo. Vado a visitare le rovine, spero di non perdermi nel deserto però. È così vasto e pieno di Pokémon selvatici e pieno di allenatori anche. Non mi sento sicuro che sei schioso. C'è un nuovo accesso alle rovine scoperto recentemente. Per arrivarci bisogna oltrepassare le entrate e proseguire sempre dritto. Grazie per l'informazione. Ah, ricerca strumenti. Importante, metti che... Vediamo un po' se riesco già a trovare qui il Pokémon che voglio catturare nuovo. È un Pokémon che noi conosciamo già molto bene. Non è Sandal, scusa, signorina, non parlavo di lei. Vabbè, è Dribble il Pokémon che si può trovare qui, oltre ai soliti Pokémon. Vabbè, non vuole farsi trovare, allora noi passiamo direttamente al deserto della quiete. Qui dovrebbe esserci scritto: per il deserto della quiete non lasciatevi ingannare dal nome della quiete, però c'è tempesta di sabbia 24 ore su 24. No, scherzo, in realtà a volte non c'è. Comunque, il deserto della quiete è famoso soprattutto per il castello sepolto. Eccolo lì, antico castello. Sono semplice scolaro, ma lo so, anche nel deserto come nelle grotte spesso saltano fuori i Pokémon. Se però cammini sulle strisce di sabbia, chi ha non avrà problemi. Qui ci sono scritte sempre le solite robe della meteorota. No, ci sono altre robe, siti archeologici, robe qui. Il deserto è vasto e impervio, assicuratevi di esservi opportunamente preparati. Attenzione alle tempeste di sabbia che imperversano ovunque nel deserto. Ah no, che ci penso, soffrono sempre. Il meraviglioso destino iscritto nel nome. Vabbè, giudice classico, stessa roba di prima. No, io leggo quella delle siti archeologici e mi interessa tantissimo. Guarda che si ripetono le scritte qua. Forse perché si stanno ripetendo. No, appena entro il display dovrei leggerle subito, quelle che partono dall'inizio, le scritte. È meta turistica di molti viaggiatori in cerca di siti archeologici. Parla del deserto, ovviamente. Il deserto è vasto e impervio, va bene. Eccoci qua, qui c'è il medico che può curarci preventivamente, ma prima dobbiamo sfidarlo. Prima di essere medico io sono un allenatore, ecco. Se adesso lo battiamo, poi lui ci cura tutte le volte che vogliamo i Pokémon. Vai, un medico, c'è il dottor Piero, ma di capo un Solosis. Che è quel Pokémon tipo psico, i medici sono tipo psico i medici. Comunque, livello 23, già vediamo che qui la gente comincia a salire un po' più di livello con i Pokémon. Anche questo è un bel posto per allenarsi prima della palestra, però io sono trasgre e per l'appunto ho già livellato al bosco, però va bene, nella foresta. Il bosco di Nobbio, bosco si chiama, sì, intro forza. Ecco fatto. Pure brutto colpo. Quando incontro un allenatore lo sfido senza neanche pensarci. Vabbè, in questo posto dovrebbe esserci non più. No, ci sono anche i Pokémon di prima. Oh, lascia che mi metti in faccia la tua squadra. Grazie mille, gentilissimo signor dottore. Il deserto della quiete è un luogo impervio. Hai fatto scorta di rimedi? Sì, più che altro voglio sfidare la gente. Sono venuto da lontano per esercitarmi qui nel deserto della quiete. Con tutti questi Pokémon Terra però non è per nulla la passeggiata. Qui c'è pieno così, ti ho messo giustamente prima della palestra di tipo elettro. Un posto pieno così di Pokémon di tipo
Terra per far sì che tu arrivi con un Pokémon preparato. Oh, eccolo qua, quello che volevo catturare prima, Dweeble. Si trova anche qui. La guida dice che sta solo nell'area d'ingresso. Mentiva. Vabbè, in ogni caso, mai fidarsi dei Dweeble con Simon perché li devastano male. Più che altro uso Paolino. No, fa ma non fa male, ragazzi, la tempesta di sabbia neanche i Pokémon di tipo roccia. Però questo gli fa male. Non gli fa male, non è super efficace perché forse che per il fatto che c'è un coleotteo. Acrobazia. Porca troia, l'ha devastato. Non volevo Dweeble, perdonami. Volevo catturarti io. Però vabbè. Vabbè, intanto qui abbiamo, ripetiamo, non mi ricordo quanti Pokémon da catturare. C'è un esploratore che ci vuole sfidare in compenso. Girando molti posti mi sono accorto che noi comunichiamo i nostri pensieri attraverso i Pokémon. Cosa? Spiego, ok. Vabbè ragazzi, se non troviamo dei Pokémon in questo momento li cercherò off camera, naturalmente. I vari Pokémon che non catturiamo adesso li catturerò off camera, essendo provvisto della guida. Prima il livellamento per avere sempre off camera. Questo è il terzo video che registro oggi, sì, rumori di fondo a parte che forse voi non sentirete assolutamente perché sto parlando sopra e tra l'altro parlo sempre ad alta voce, anche se... Va bene, vai di scintilla. Davvero solo Rino, ho capito chiaramente il tuo messaggio, hai capito che sono forte? Ecco cosa hai capito. Sentiamo un po' cosa hai capito, se riprendiamo, girando molti posti mi sono accorto che viaggiare vuol dire cambiare. Non bisogna temere il cambiamento. Messaggio importantissimo. C'è un'esploratrice lì. Qui c'è una Pokéball. Occhiali neri. C'è più così, ragazzi, di sentieri chiari per evitare di incontrare Pokémon. Hai l'aria di essere felice, di sicuro, perché sei con la tua squadra di Pokémon. Puoi dirlo forte. Un Watchog. Una Watchog, anzi. Aia, Super Zanna fa male. Toglie la metà giusta dei danni. Sì, della vita. Sempre, cioè... Super Zanna toglie solo la metà vita, quindi non puoi uccidere, non puoi sconfiggere qualcuno con Super Zanna. Ok, bravo Simon. Intanto abbiamo vinto in teoria perché... No, non abbiamo vinto. Scherzavo. Pensavo vincessimo col colpo che sarebbe arrivato della tempesta e invece no. Team sa a livello 28, intanto grazie a condividere esperienza abbiamo battuto lì. I miei Pokémon erano in piena forma, ci siamo proprio divertiti. Ok... qui c'è un tizio in una buca. Sei la prima persona che è venuta fin qui apposta per parlare con me. Sono commosso. Tieni un regalino per te. Ok, sabbia soffice. Aumenta le mosse di tipo terra questa. Se fai tenere per soffice un po', la potenza delle mosse di tipo terra aumenta. È quello che ho detto io, infatti. Mi ricordo bene le cose, ragazzi. Beh, io sto cercando solamente allenatori in questo momento. Tipo qua là mi sembra un allenatore, questo qui davanti a me. Là ci sono, ho visto delle statue, dopo andiamo a vedere cosa sono. Salve. È un sensitivo questo. Grazie ai miei poteri psichici ho capito subito che sono allenatore. Cose. Cose. GB Gotita, vabbè, c'è Gotita. Tipo psico, tipo psico, un tipo psico c'è il tipo psico, Dovrei riuscire a cavarmela lo stesso con Simon. Indagine, beh, visto che c'ho il miracolo seme che aumenta le mie mosse di tipo erba, sì? Beh, va bene.
Ah, adesso mi sa che le mosse di tipo Eba non saranno più tanto potenti come prima, perché mi ha bloccato il Miracle Seme. L'uso di Miracle Seme. Vabbè, un altro mega assorbimento dovrebbe concludere l'opera. Oh no, le odio gli schiaffi. Li odio gli schiaffi. Basta, ragazzi. Signori, io la considero già chiusa. Oh, grazie ai miei poteri psichici ho capito che la lotta è finita. Non l'ha capito vedendo la sua guantina esausta, l'ha capito vedendo con i suoi poteri psichici. Allora, parlando di... Ah! C'è ancora un po' di gente da combattere, io volevo combattere tutti quanti. Chi c'è? Musendai. Nessuno, non incontrerò nessun Pokémon nuovo. Ci sono Pokémon nuovi qui nel deserto della Crete, ma non ne incontrerò nessuno. Ne sono certa. Più che sicura. Dai, schiva qua, gente. Sono sicura che qui non incontrerò nessuno di nuovo. In compenso qui ci sono tanti Darumaka. Delle antiche statue a forma di Pokémon. Sono di Darumaka in versione... No, non di Darumaka. Di Darmanitan in versione Zen, scusatevi. E qui c'è il castello sepolto. Andiamo dentro, che possiamo già visitare una parte. Dico una parte perché, spoiler, potrò visitare la parte più profonda più avanti nel gioco. Ehi, là, sabbie. Ho capito due cose sulle sabbie mobili. Se passa al centro cadi giù. E se la attraversi di corsa vieni risucchiato della sabbia e cadi comunque. Ok, quindi bisogna evitare di correre sulle sabbie mobili se non si vuole venire risucchiati sotto. Non so perché, ma il mio Pokémon di tipo psico si è agitato. Sta perché sei in mezzo alle rovine? O forse è a causa tua? Boh, in ogni caso, quindi nel castello sepolto c'è un Pokémon nuovo almeno. Quindi forse qui possiamo trovare un Pokémon nuovo. Cioè, almeno un Pokémon. Parlando di Pokémon nuovi, questo è un Pokémon nuovo. Cazzo, un Sigilyph. Un Sigilyph. Che è un tipo psico, dunque. Chiamiamo Simon a combattere. Comunque, nel castello sepolto ci stanno gli Yamask, che sono dei Pokémon di tipo spettro. Vai così. Neanche una mossa ti faccio fare. Questo Pokémon è uno dei nuovi trovabili nel deserto. Ce l'ho all'aria aperta, ovviamente non l'ho ancora trovato. Sei piuttosto forte, come ti chiami? Già del piacere. Pare che queste rovine siano state in passato per lungo tempo il centro della vita degli uomini e dei Pokémon della regione di Unma. Beh, effettivamente se andiamo a vedere a livello geografico dove stiamo adesso, siamo praticamente al centro della regione. E rovine di un antico e glorioso passato ormai sepolto nella sabbia. A proposito, qui c'è un posto che si chiama Intramondo, eccolo qua, luogo al centro di Unima pervaso da una forza misteriosa. Un po' più a nord qui nella regione, che vabbè è una zona che possiamo vedere solo con online, questo gioco non esiste più. Ma dettagli, che volevo far apparire i Pokémon, in realtà non era la mia intenzione, però finalmente uno specchio, quindi è immune alle mosse di tipo normale. Vediamo un po' se un mega assorbimento basta per ridurgli la vita, almeno al giallo. Neanche, non ce lo fa, neanche ridurre al giallo. Vabbè, gli Yamask, ragazzi, è meglio non attaccarli con colpi fisici, perché hanno l'abilità mummia. E l'abilità mummia fondamentalmente serve per cancellare l'abilità del tuo Pokémon. Cioè, trasforma l'abilità del tuo Pokémon in mummia. E mummia non fa un cazzo, è inutilissima, non serve a niente. Infatti è una fregatura proprio per quello. E si attivasse tocchi i Pokémon con l'abilità, quindi è meglio mantenere distanze e catturare e combattere con mosse speciali. Intanto abbiamo catturato la Yamask, Pokémon fatto anima, questi ogni volta che ripenso a loro ho proprio un dispiacere. È nato dagli spettri che riposano nelle antiche tombe, conserva la memoria del tempo che fu. Secondo la descrizione dettagliata che leggevano il ricordo dell'anime, la maschera che vedete che porta Yamask è la maschera che aveva effettivamente la persona quando è morta prima di diventare un Pokémon. Che dispiacere. Basta venire in questo posto per sentirsi pervadere da una forza misteriosa.
Vado alla sfida di Ilaria. Tutte femmine, se sensitive. Non che ci sia nulla di male in questo. Con il caso V batte ovviamente tutti i Pokémon femminine. Vediamo come me la cavo con taglio. Beh, dai. Non so ragazzi ancora quanti allenatori ci resti da affrontare in giro per il deserto, perché qui nel Castello del Sepolto potremmo starci non troppo tempo. Cazzo, era un brutto colpo. Me lo stava dicendo qualcosa che era un brutto colpo, sa, per i tantissimi punti vita che mi ha levato? Se la scelta sarà Munna, vabbè, stavolta cambiamo e metti in campo Paolino, che sarà sempre lui l'esperto a far fuori i tipi psico, perché sarà sempre lui a avere la mossa morso. Parlando di morsi, puoi imparare Sgranocchio Pampur, domanda, che è più forte di morso Sgranocchio, tipo potenza 80, vediamo. Il Granocchio lo puoi pagare a livello 43. Minchia. Altrimenti. Raga, quasi quasi allora non lo evolvo neanche per la quinta palestra. Pampur, Paolino, e aspetto che impari. No, cavolacci, mi ha addormentato. Ecco cos'era quello che avevo sentito. Che stavo leggendo mentre che stava arrivando la mossa della Munna. Niente, allora dobbiamo aspettare che si risvegli Paolino qui, perché le sveglie non le voglio usare. E allora ragazzi, mi stavo dicendo che aspetto che Paolino impari Sgranocchio salendo per il livello, e poi una volta che avrà imparato la mossa finalmente Sgranocchio, che è potentissima, quella mossa di tipo buio, finalmente lo farò evolvere in un Simipur, perché il Simipur, visto che è un Pokémon che si evolve con le pietre, non impara un corno salendo di livello. Ho visto adesso impara. Non impara niente. Le mosse che ha me le dà che impara a livello 1. Cosa? Intanto brutto colpo, bravo Paolino, che dopo 5 turni che ti sei fatto gonfare, ti sei risvegliato per chiudere in bellezza. Anche dentro di te, a quanto pare, scorre una misteriosa energia. Che sia un segno questa frase o che sia una frase fatta da sensitivi. Che è una frase fatta da sensitivi. Ma forse vuol dire veramente qualcosa. Ho due fossili Pokémon, ma sono così pesanti. Vuoi prenderne uno così me ne riesco un po'? Va bene, prendere fossili tappo e fossili più. Il fossili tappo c'ha un nome molto buffo. Però lo prenderò perché rispetto a Fossi più, ma c'ho un pochino più leggermente, non è originalissimo come nome, però è forse il tappo, è forse di un Pokémon che in tempi antichi nuotava per i mari in libertà. Per l'altro sicuramente mi diceva quando un Pokémon che volava, ma siccome ne sto avendo abbastanza del Pokémon uccello delle varie generazioni Pokémon, anche se tutti quanti sono sempre molto carini, per stavolta prendiamo forse il tappo, che invece è quello della tartaruga. Qui non posso passare, poi suppongo, infatti. E allenatore, da qui in poi trovi solo sabbia, però non puoi proseguire. Sto facendo del mio meglio per rimuoverla, porta un po' di pazienza, va bene. In verità ci sono Pokémon forti, e questa è la plot bug, chiamata così in inglese, che ci impedisce di andare oltre, perché magari ci sono Pokémon di livello 30, 47. Vabbè, intanto qui per esplorare la parte ovest del deserto. Potrei fare tante scoperte, non importa se viaggio o meno. Allora ragazzi, questo fossile tappo che abbiamo ottenuto, vedrò di trasformarlo e riportarlo in vita una volta che torneremo a Zeffiropoli. Però ci torneremo in bici a Zeffiropoli, perché non c'è verso che io mi rifaccia tutto Austropoli, non c'è verso che io mi rifaccia tutto il percorso 4, tutta Austropoli e tutto il bosco girandolo a piedi, non c'è verso. Io non appena ottengo la bicicletta a Sciroccopoli, che mi ricordo che c'è il negozio di bici a Sciroccopoli, c'è di tutto, c'è il capo da tennis, c'è la metrolotta, c'è il musical, c'è di tutto, ci sono i minigiochi, c'è una parca, c'è anche il negozio di bici a Sciroccopoli. Quindi vediamo di prendere la bicicletta nel prossimo episodio. Una volta finita di esplorare tutta Sciroccopoli, si intende, no, anzi in verità, piccolo spoiler, mi terrò in una park che ho già anticipato per ultimissima cosa, poi capirete.
Poi capirete perché. Tanto questa Maractus fa sintesi. Anche Maractus è un Pokémon che si può trovare nel deserto della quiete. Naturalmente non l'ho ancora trovato perché sono sfigata. Ma va bene, il punto esperienza è 234. Va bene. E ok. Ah, ho scoperto il tuo lato buono. Cosa? Perché avevo un lato. C'ho anche un lato cattivo? Spiegami. Vabbè, tutti quanti. C'ho un lato buono e un lato cattivo, però. Ok. Attenzione, c'è un oggetto. Mi dice il buon vecchio ricerca strumenti. Oltre a questa super pozione visibile, c'è. Oh, c'è una torre. Un'altra torre del. Ah, è qui. Un etere. Oltre a quella l'altra torre del castello sepolto, vediamo se posso passare. Posso entrare qui dentro? Domanda. O ci sono Pokémon fortissimi? Non me lo ricordo. Io provo ad entrare a mio rischio e pericolo. Non. Vedo che. No, posso esplorare solamente 3 metri quadri di questa torre, perché il resto della torre si può esplorare. Però devi partire dal ricordo più profondo del castello, che no, naturalmente adesso non posso raggiungere perché. Scoma cuore, questa serve a quello del ricordo, ricorda mosse, per insegnare una mossa a qualcuno. Allora, qui vediamo, c'è qualcosa qui nel confine del deserto, c'è solo il fiume. Iperpozione. Non c'è nient'altro. Ricordo che c'è ancora un sensitivo che dobbiamo sconfiggere. Chissà che entrata è del castello questa entrata qui che è stata scoperta. Chissà che entrata è, come minimo è a, e come minimo qui intorno c'è tutto il castello e quella lì è l'entrata per tipo i sotterranei. Sto iniziando ad avere male agli occhi. Oh! No, ragazzi, mi sa che li abbiamo battuti tutti gli allenatori, eh. Però qui vedo che c'è. No, scherzavo, c'è ancora un Pokémon Ranger da affrontare. Ti insegnerò con una lotta quanto sia duro il deserto. Non mi fa. E devo per forza fare il giro per colpa sua adesso perché. Non posso passargli attraverso. Intanto si chiama Mickey. Grazie Mickey che mi costringerà a fare il giro della roccia qua. Però. Ok, intanto questo dovrebbe essere l'ultimo allenatore che mi resta da affrontare. Poi dovrei averli battuti tutti, sì, perché essendo una zona quadrata in deserto, cioè io non si vede, già che nel deserto non si vede niente, non. Non ricordo mai qual è il Pokémon che l'allenatore che ho affrontato, quale no, se ci sono altri allenatori da affrontare, insomma mi perdo molto facilmente in queste zone grandi e quadrate, perché io guardo la roba che ci sta vicino ai bordi, tra virgolette, non guardo la roba che sta in mezzo, quindi. Vabbè, c'è ancora un Pokémon, Blitzol è. Naturalmente il Pokémon Zebra che abbiamo imparato a conoscere grazie a Beatrice. Siccome non ho nessuna ragazza che conosca la mossa di tipo Terra, quello che tenderà a combattere i Pokémon di tipo Elettro sarà Simon. Quindi sì, io avevo intenzione di utilizzare principalmente Simon nella prossima palestra e utilizzare Tim come secondo Pokémon, perché tipo l'appunto conosce Sassata risulterà molto utile con due Pokémon elettrici in particolare, che ricordo ha fatto sclerare Gran Fisico, intanto vuole imparare Team, che è una mossa che è potente difesa attacco, ma non mi interessano queste mosse di stat dell'elo, quindi blocca Gran Fisico. L'arsura del deserto mi ha stremato e ne ho, non lo saprò mai, lo leggerò con voi quando avrò finito di registrare l'episodio. Attenzione alle scottature! Baccafiago, grazie. Regala sempre le bacche Pokémon Ranger. In caso di scottatura, potenza degli attacchi fisici del Pokémon cala drasticamente. Ah, era solo quei Pokémon con attacchi fisici. Ah, non mi ricordavo questa cosa. Grazie per avermelo ricordato, carissimo Ranger. Vediamo qui, c'è qualcuno di nuovo? Oh, sì. Sì, incredibilmente sì, un Maractus. Ricordiamoci che dobbiamo anche ancora prendere i Dweeble, eh. Dobbiamo prendere ancora Yamask, l'abbiamo catturato
del castello sepolto. Ora catturiamo questo Noctus e poi ci resterà a catturare Dweeble, Sigilyph e fine. Solo questi due. Certo che mi rattrista molto tutte le volte lasciarmi indietro dei Pokémon in questo gioco, visto che in questo gioco i Pokémon sono solamente 150 come tutte le vecchie generazioni Pokémon, quindi cioè io volevo vedere tutti quanti on camera, cioè perché fare dei momenti di cattura Pokémon in questa serie mi attristerebbe moltissimo, cioè cattura Pokémon off camera intendo. Pokémon Cactus vive nelle zone aride, se muove il corpo a tempo produce un suono di maracas. Niente soprannome, ma d'altronde si chiama Maractus per questo motivo, perché fa secondo me c'è qualcosa, è qua. Sì. Polvo Stella, ah vedo lì che c'è un altro Ranger, vabbè sto, mi sa che sto, là c'è un altro sensitivo che gira, secondo me anche quello è affrontabile. Secondo me anche quest'uomo è affrontabile, vediamo un po'. Sì. Ancora quindi questo sensitivo e quel Pokémon Gadget che ho visto qui giù sono ancora da sconfiggere. Beh, io direi che finiremo l'episodio quando li avevo battuti tutti. Adesso ti faccio vedere di cosa sono capaci i miei Pokémon. Poi nel prossimo episodio finalmente potremo uscire dal deserto e di dirigerci a Shirocop. Dirò che da 2-3 episodi che la nomina sta quarta città del cavolo, arrivarci sarebbe già tanto. Vabbè dai, Yamask dovrà riuscire a farcela. Basta, ripeto, che mi ricordi di non usare mosse di tipo fisico. Gli ho fatto un brutto colpo? No, ho letto. Non lo leggerete neanche voi, non lo sapremo mai se Simon ha appena fatto brutto colpo. Sta di fatto che mi ha ascoltato i Pokémon, maledizione. Allora, io adesso curo Simon, conto sul fatto che al prossimo turno lo Yamask svenirà per colpa della tempesta di sabbia. Iega, ho la barca, ecco, do la mandorina su curo Simon con la barca fuoco che mi ha regalato il gadget di prima. E adesso intanto qui Yamask perirà sotto la potenza della tempesta di sabbia. Infatti. Munna è il prossimo, ok. Dicevo, basta che mi ricordi quando combatto Yamask che non devo tirargli contro una mossa di tipo fisico perché altrimenti mi toglie l'aiuto, che è l'abilità di Simon. Devo ricordarmi ragazzi quando arriverò alla quinta palestra di non far evolvere Paolina assolutamente. Non ho saputo sfruttare l'abilità mummia, ecco vedi, l'abilità mummia, quella che dicevo io. E là, Ranger. Il torrido deserto, la dente passione, infine le fiamme della lotta. Ok, parte la sfida di... lo leggo solo io. Neve, a me neve. Leggere una che si... un nome di una persona che si chiama Neve in un deserto è molto strano. E ma del Capo Darklet, attenzione, proprio che non l'abbiamo mai visto. Tipo acqua volante, anche se è tipo acqua, però qui dunque non è debole al tipo... al tipo erba, perché c'ha il tipo volante. È debole solo al tipo tuono questo Pokémon. Dunque io adesso preferibilmente metto in campo Beatrice. La seconda volta che dovevo rifarmi la coda, scusatemi. Adesso torno ad inquadrare il Nintendo, eh. Ecco fatto. Ok, non vi siete persi nulla a parte il... l'acquanello, ecco. No, ho letto il nome della mossa, ma se è un velo d'acqua che gli dà vita, questa Oracle ha usato acquanello. E noi la devastiamo subito. Ah! Sono concisi, queste sono persone dirette questi Pokémon Ranger anche nelle esclamazioni. È importante trattare gli ascoltatori il prima possibile. Ah, qui mi regalano tutte le bacche a frago. Vai, se c'è passione non importa che faccia caldo o freddo. Ah, ecco perché sta giustificando il fatto che si chiami Neve. Vabbè, salviamo ragazzi, nel prossimo episodio vediamo di uscire da questo deserto. Anche se ci lasciamo indietro magari alcuni Pokémon.
Spero di no, perché mi dispiacerà tantissimo, altrimenti... Vabbè, nel prossimo episodio vedremo di terminare, spero, nel mentre che torniamo indietro, la caccia ai Pokémon in questo deserto della quiete, e intanto vedrò di dirigerci a Shirokopole e di esplorare la città per bene.